Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Allora, video davvero veloce, velocissimo, per fare una correzione sul video che appunto ho fatto ieri per quanto riguarda le prestazioni di questo inverter e sulle prestazioni anche delle batterie, perché comunque le batterie le ho citate più volte. Allora, grazie al mio iscritto, e davvero ti ringrazio tanto per questa segnalazione. Questo dimostra appunto che in tanti mi seguite anche in un modo molto, diciamo, chirurgico, perché addirittura nemmeno io mi ero accorto di questa cosa che mi sto per dire. Riguarda la data, ok, di vita di queste batterie. Allora, io circa 9 mesi fa comprai queste batterie, ok, le comprai usate. A loro volta, ovviamente, le comprai da una persona che aveva usato circa 2 mesi, 2 mesi, 2 mesi e mezzo più o meno. Quando io ieri ho detto che loro avevano 2 anni di vita, ovviamente mi riferivo alla data di fabbricazione, perché mi sono fatte date con la fattura, che poi alla fine è uno scontrino o comunque un pagamento PayPal, perché state preso nel web. Io mi riferivo alla data di fattura, praticamente di quando state vendute al primo proprietario, ok? Quindi, tra parentesi, alla data di produzione. Poi il vecchio proprietario le ha usate per 2 mesi. E poi le ha vendute a me. Quindi il tempo di lavoro è di circa 12 mesi, anzi un po' di più, perché ripeto, lui più o meno mi ha detto 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quindi stiamo parlando di un anno di lavoro. Un anno di lavoro sempre attaccato a un sistema fotovoltaico, perché anche lui aveva preso per un sistema fotovoltaico come il mio. Quindi, per quanto riguarda la data utile di lavoro, si parla di 1 anno e mezzo. Per quanto riguarda la data, il tempo di vita, cioè da quando sono nate queste batterie, cioè da quando sono state, da quando è stata fatta la plastica per montarle, da quando è stata fatta, da quando sono state fatte le piastre di piombo per farle lavorare, sono circa 2 anni e mezzo. Ok, questo mi interessava specificarlo, perché davvero io non, ovviamente non l'ho fatto per male, ma l'ho fatto proprio perché non ci ho minimamente pensato a questa differenza di tempo. Ok, però effettivamente ha ragione questo mio iscritto, dove mi ha segnalato questa, diciamo, tra parentesi, mancanza mia, giustamente. Infatti ragazzi, questo mi fa solo piacere, perché dimostra che comunque i miei video sono guardati con attenzione. Se ovviamente qualche volta mi sfugge qualcosa o dico qualche idiozia, ovviamente siete tutti i benvenuti nella correzione, cioè tutti ragazzi vi invito a correggermi, perché io ovviamente sbaglio come sbagliano tutti, e c'è sempre da imparare. Quindi ragazzi, la prossima volta se sentite qualcosa di sbagliato nel video, potete iscriverlo anche direttamente sul mio canale Telegram, oppure con un semplice commento su YouTube, come ha fatto questo mio iscritto gentilissimo, e ti ringrazio tanto. Va bene, era solo per questo. Quindi, ricapitolando, queste batterie hanno 2 anni e mezzo di vita, ma un anno, circa un anno, di lavoro attaccate al fotovoltaico. Ok, però ovviamente ragazzi, le prestazioni le abbiamo già viste ieri, sono super, nonostante un anno di lavoro. Il loro so che è ancora 95%, perché io ogni tanto li faccio i test, ed è sempre al 95%. Li faccio anche, ragazzi, la misurazione della densità con questo densimetro, ed è sempre qua al verde, come abbiamo visto i primi video che dove quando le avevo comprate. Quindi ragazzi, concludo solamente con questo argomento, non volevo aggiungere altro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram. In settimana ci saranno altri video sul mio impianto e sulle sue prestazioni, soprattutto la produzione alle prime ore dell'alba. Ciao ragazzi.